Eccoci qua, torniamo puntuali come ogni venerdì in diretta. Buongiorno a tutti voi con vite in corsia. Salutiamo la nostra compagna di viaggio, Suor Cristina. Buongiorno, Suor Cristina. Buona giornata a te e a tutti i telespettatori. E la nostra fantastica ospite di questa mattina in divisa, perché lei è un'infermiera di Casa Sollievo della Sofferenza, Anna Gualano. Buongiorno Anna, benvenuta. Buongiorno, grazie. E allora, come sapete, ormai il nostro spazio d'apertura è dedicato alle storie e alle testimonianze, e la storia di oggi è proprio la storia di Anna, è una storia che ci parla davvero senza retorica di quello che è un sentimento che viene a crearsi in un ambiente di lavoro, in questo caso un ospedale, in cui davvero l'affetto e la vicinanza dei colleghi fanno la differenza. Allora, apriamo il nostro spazio storie e testimonianze. Buongiorno a tutti, oggi per le nostre storie parliamo con Anna Gualano, una delle nostre infermiere che ci racconta la sua esperienza. È un aspetto di Casa Sollievo che ha colpito me, che la conosco da pochi anni, in una maniera speciale. E Anna, all'interno di questa storia che non è solo, cioè di questa particolarità che non è solo sua, ma lei ha una storia proprio singolare che ci facciamo raccontare da lei. Ciao Anna, benvenuta. Grazie, grazie a tutti. Allora, la mia storia inizia dall'età di 20 anni, quando mi è stata diagnosticata una malattia che è una glomerulonefrite immunomediata, che mi ha portato ad un'insufficienza renale cronica. E l'anno scorso, precisamente il 27 di ottobre, sono stata sottoposta ad un trapianto renale da vivente che mi è stato donato da mio marito. Per cui è stata una malattia lunga? Sì, lunga 20 anni. E in questo periodo ti è stato possibile continuare a lavorare nonostante la malattia? Sì, nonostante tutto ho continuato a lavorare anche perché il lavoro poi diventa come una seconda famiglia, perché passiamo molto tempo al lavoro, quanto tempo passiamo a casa con i nostri cari. E com'è stato lavorare con sicuramente delle difficoltà legate ad una malattia che progredisce così e che porta ad un trapianto? Il rapporto con i colleghi, eccetera. No, e con i colleghi abbiamo un rapporto particolare, speciale, perché ci raccontiamo tutto, ci raccontiamo le nostre gioie, le nostre sofferenze, quindi condividiamo un po' tutto con i colleghi. Quindi loro hanno condiviso con me anche il percorso della mia malattia, standomi vicino. Ecco, lo dicevamo anche prima in apertura, no? Io ci ho tenuto a sottolineare senza retorica, perché qui davvero parliamo di azioni concrete. Poi intanto è bello capire dalle parole di Anna come davvero i suoi colleghi siano stati la sua forza, sì. Anche sicuramente la famiglia, però non è facile, non è scontato trovare anche la forza per superare una malattia in un ambiente lavorativo, e questo un po', diciamo, è un regalo di Casa Sollievo, se certo, vogliamo dire. No? Non è di tutti i giorni trovare dei colleghi così speciali. Tant'è vero che un anno fa hanno organizzato, proprio nel momento in cui io e il mio marito stavamo facendo l'intervento del trapianto, hanno organizzato una messa coinvolgendo frati, suore e tutto il personale che comunque mi conosceva. E hanno offerto la messa al Signore, ci sono stati vicino attraverso la preghiera. Torna sempre la preghiera, Suor Cristina, no? Torna, e Anna mi diceva che è stata particolarmente importante, anche perché lei ha vissuto l'esperienza del trapianto nel periodo del Covid. Sì, non è stato semplice, perché proprio nel momento più duro della vita, avere qualcuno a fianco, una persona cara che ti tende la mano, non ce l'ho avuta. Però diciamo che attraverso messaggi, telefonate, attraverso questo filo della preghiera che ci ha uniti tutti, noi non ci siamo sentiti soli, ci siamo sentiti amati.
Intanto approfittiamo anche per salutare tutto il personale di Casa Sollievo, che sappiamo segue anche il nostro programma, e ovviamente salutiamo anche tutti gli ammalati, perché ci seguono sempre in tanti, e questo, diciamo, per noi è anche un po' una missione, quella di portare testimonianze, storie, racconti anche da chi, insomma, a chi non ha, magari non può muoversi, è impedito dalla malattia. Suor Cristina, so che tra l'altro c'è stato, Anna, Suor Cristina, lo chiedo a tutte e due, c'è stata questa messa di ringraziamento da parte dei colleghi, e poi voi però sì, avete risposto sì, con a un'altra... A distanza di un anno, proprio il 27 di ottobre di quest'anno, io e mio marito e la piccola Paola, mia figlia, abbiamo voluto ringraziare in primis il Signore, perché ci ha portato per mano lungo questo cammino di rinascita, e poi anche tutti i colleghi che ci sono stati vicini attraverso questa preghiera, la solidarietà, attraverso l'amore, l'affetto che ci è arrivato, anche se non eravamo qui in questa casa. Tu l'hai conosciuta quando, Anna, Suor Cristina? Ma Anna lavorava con me, nel senso che noi lavoriamo in un servizio che ha vari settori. Lei era nel settore della fisiopatologia, io nel settore della chirurgia, ma condividavamo il corridoio, quel corridoio che ogni tanto si vede anche nella... Che lo vediamo nelle anche immagini, nella nostra sigla, sì. Esatto. E quindi, anche se non eravamo a strettissimo contatto, però condividevamo, ci ritrovavamo per la preghiera del mattino. Preghiera del mattino. Perché anche a Casa Sollievo c'è questo momento bello della preghiera del mattino, si parte insieme chiedendo veramente l'aiuto del Signore. Come ci sono tante colleghe che quando vanno in pensione celebrano la messa di ringraziamento. Sì. Appunto dicevo, non è una sensibilità solo sua, lei è proprio un caso emblematico, perché queste due messe sono state molto sentite, sia quella, ecco, questo è il nostro corridoio. Adesso lei è andata a lavorare in ematologia, anche perché per essere meno contatto con i malati, sì, vista la sua situazione. Certo. Però vabbè. Questo te lo chiedevo perché non so a te che cosa ha colpito, se c'è stato qualcosa che particolarmente ti ha colpito di questa storia, però a me in realtà di Anna, al di là della sua storia straordinaria, mi colpisce molto questo suo carattere, che mi sembra battagliero. Cioè, parliamo, si dice che non si chiede mai l'età di una donna, però io, diciamo, sono per superare queste... tu sei giovanissima, sì, e quando ti è stata diagnosticata la malattia eri... 20 anni. Esatto, e adesso poco più ne ho che 40. Maggiorenne, però la racconti e la testimoni anche con una grande forza. Allora voglio chiederti, anche perché sia magari un messaggio per chi ci sta seguendo e si trova magari ad affrontare una malattia, quanto è importante avere forza, non lasciarsi, diciamo, scoraggiare. So che tu avevi un motto. Sì, sì. Allora, il mio motto è vivere tutti i giorni e non morire tutti i giorni pensando alla malattia. Quindi io la malattia non la pensavo, solo nel momento in cui dovevo fare l'esame. Certo, avevo paura nel fare l'esame, perché non sapevo l'esito, se la malattia andava avanti o rimaneva stabile. Nel momento in cui vedevo l'esame, che magari non ero così contenta dell'esito dell'esame, piangevo perché andavo nello sconforto, nella paura, ma erano 15 minuti di pianto, poi mi rimboccavo le maniche e ritornavo a dicembre, perché ero io che non dovevo essere sopraffatta dalla malattia, ma ero io a comandare. Dovevo essere forte per me e per tutti coloro che mi stavano vicino. Ed è anche straordinario, è simbolico e significativo che il rene te l'abbia donato tuo marito. Sì. Questo è anche un aspetto davvero forte, no? Sì, è stato un gesto molto importante e molto bello, che ai tempi di oggi è un po' difficile trovare una coppia così salda da 20 anni, perché mio marito mi è stato vicino da 20 anni, da quando ho scoperto la malattia.
non mi ha mai abbandonato. Ecco, allora ringraziamolo, altrimenti si dice parlano solo dei colleghi e nessuno ha parlato di me, e invece no, ovviamente non può essere così. Grazie davvero Anna per averci raccontato questa tua storia e per la tua testimonianza. Grazie a voi. Sor Cristina, abbiamo un minuto, lascio a te concludere con un pensiero su quello che abbiamo ascoltato. Il mio pensiero era, oltre ad ammirare anch'io questa splendida storia, questa splendida coppia davvero così emblematica in questo momento di coppie fragili, ma anche ribadire che a Casa Sollievo c'è questa particolarità e questa solidarietà anche spirituale tra il personale, è uno dei tesori che dobbiamo custodire ed accrescere. Perché anche pregare insieme, pregare gli uni per gli altri, dà forza per affrontare percorsi difficili, perché Anna è combattiva e ce lo dice col sorriso e con l'entusiasmo, ma non penso che sia stato facile fare 20 anni, e anche adesso la strada è molto migliorata, lei dice la mia rinascita, però sicuramente non è proprio piana. Sì, questo sì. Perché comunque ci sono sempre le terapie da seguire, alcuni regimi da rispettare, non è semplice, però i colleghi mi sono sempre vicino. I colleghi e il marito, sottolineiamo questo marito straordinario, grazie ancora Anna, grazie a Sor Cristina, che ritroviamo venerdì prossimo. Noi diamo adesso la linea alla regia per una brevissima interruzione pubblicitaria e poi torniamo qui con la nostra pagina dei ricordi. Eccoci qua, c'è stato un piccolo fuori onda, ma ci piace registrarlo in questo passaggio, perché appunto è il cambio degli ospiti, poi c'è sempre anche il momento dei saluti, perché si rincontrano, allora Lucia e Peppino hanno salutato Sor Cristina, Anna che conoscevano benissimo, quindi non ci preoccupiamo anche di questi fuori onda, anzi la prossima volta molto magari lo bello facciamo, anche ecco, perché si fa capire che qui siamo poi a si casa. Corre. Nella pubblicità ci sono tutti i colleghi tecnici che entrano, sistemano, cambiano, anzi un grazie a Luigi Martino, Giulio Russo, Antonio Lalla che sono in regia, e Mario Modola, grazie perché ci accompagnate sempre in queste dirette. Allora, benvenuti. Grazie. Bentrovati. Buona giornata a tutti. Ormai è diventato per noi bello, no? L'appuntamento del venerdì. La mattina è un altro impegno, però molto piacevole. E noi siamo contenti che voi abbiate voluto, come dire, accompagnarci in questa avventura. Allora, questa è la pagina dei ricordi, ce ne sono sempre tanti legati alla vostra storia con Casa Sollievo. Facciamo anche fatica a selezionarli e a scegliere quali, ma ve li racconteremo tutti, non vi preoccupate, state lì ad ascoltarci. Oggi parliamo di una visita speciale, mentre è in corso una visita speciale, che è quella di Papa Francesco ad Assisi. Noi oggi invece vogliamo andare un po' indietro nel tempo e ricordare la visita di Papa Benedetto qui a San Giovanni Rotondo. Ed infatti, perché è bello pensare anche alla grande grazia che abbiamo avuto Peppino ed io, perché nel corso di questi 40 anni abbiamo avuto la possibilità di incontrare Papa Giovanni Paolo II, Papa Francesco più recentemente e Papa Benedetto, ma soprattutto incontrarlo in casa Sollievo della Sofferenza. Stiamo vedendo anche delle immagini, noi le vediamo, eccole qui, con tanti ombrelli, perché quel giorno venne giù davvero un temporale pazzesco. Un diluvio. Esatto, però nonostante tutto, ecco qui sono i saluti del Vescovo Monsignor D'Ambrosio, questi sono appunto gli ammalati che erano presenti in Casa Sollievo, ed è il momento in cui il Papa appunto fa visita a Casa Sollievo. Infatti i vari momenti sono stati tutti poi uno più bello dell'altro, l'ansia era determinata proprio dai nuvoloni e quindi la difficoltà a poter accompagnare i bambini, per esempio,
e non è stato possibile poi portarli al saluto, al momento del saluto sul pronao, anche se loro poi hanno partecipato attraverso i maxi schermo e i video. Bellissimo, perché comunque c'è sempre il grande entusiasmo. Allora, chiedo alla regia di lasciarci queste immagini, perché per ogni immagine c'è un ricordo. Allora, adesso qui stiamo vedendo Papa Benedetto, appunto, che saluta e benedice, e vediamo dietro, intravediamo quella che è stata una paziente speciale di casa. Infatti, l'unica bambina che quel giorno ha potuto essere presente lì è Donatella, un po' la figlia di tutti quanti noi, perché se qualcuno che ci ha seguito, che ha seguito Teleradio Padre Pio nel corso degli anni, la storia di Donatella è ben conosciuta, perché Donatella è una bambina che è arrivata piccolissima nel nostro reparto con una grave forma di osteodistrofia, una malattia molto importante e che non le permetteva di respirare spontaneamente, e Donatella è stata adottata nel vero senso della parola dal personale tutto di Casa Sollievo. Un po' Anna diceva prima che siamo una grande famiglia nei momenti del bisogno. Ecco, lì nei momenti del bisogno si trovava Donatella. E dovremmo avere anche il momento in cui tu vai a salutare Papa Benedetto. Chiediamo alla regia di recuperarlo, e è davvero è stato per te, è sempre tra le immagini, nel gruppo immagini Casa Sollievo. Ecco, quell'anno poi, infatti, eccolo qua. Ero nel, diciamo, nel gruppo dei gruppi di preghiera di Padre Pio, ed ero lì, ho potuto portare così a Papa Benedetto il saluto di tutti i bambini e del reparto di pediatria oncologica, ma soprattutto anche di quanti non hanno potuto essere presenti per poterlo salutare personalmente. Certo, sono momenti grandi, momenti particolari, momenti indimenticabili. Pregavamo perché effettivamente il tempo ci accompagnasse, e devo dire la verità, ci ha accompagnati per tutto il periodo, anche compresa la celebrazione della Santa Messa, che è stata fatta poi, diciamo, sul piazzale della chiesa di San Pio, esatto. E quindi la possibilità di poter partecipare. Qua. Abbiamo anche delle straordinarie immagini del Sagrato e del Papa, appunto, in chiesa San Pio. Ecco qua, vediamo appunto tutta la folla immensa che si era radunata. È stato davvero un bel momento. Poi c'è stato anche l'incontro in chiesa San Pio con i giovani. Anche quello è stato un momento molto, molto partecipato. Certo. Ascoltiamo però, Lucia e Peppino, ascoltiamo le parole che Papa Benedetto pronunciò proprio in Casa Sollievo, nel suo discorso proprio lì al pronao. Ascoltiamole insieme. Ogni volta che si entra in un luogo di cura, il pensiero va naturalmente al mistero della malattia e del dolore, alla speranza della guarigione e al valore inestimabile della salute, di cui ci si rende conto spesso soltanto allora che essa viene a mancare. Negli ospedali si tocca con mano la preziosità della nostra esistenza, ma anche la sua fragilità. Seguendo l'esempio di Gesù, che percorreva tutta la Galilea, curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo, la Chiesa, fin dalle sue origini, mossa dallo Spirito Santo, ha considerato un proprio dovere e privilegio stare accanto a chi soffre, coltivando un'attenzione preferenziale per i malati. La malattia, che si manifesta in tante forme e colpisce in modi diversi, suscita inquietanti domande. Perché soffriamo? Può ritenersi positiva l'esperienza del dolore? Chi ci può liberare dalla sofferenza e dalla morte? Interrogativi esistenziali
che restano umanamente il più delle volte senza risposta, dato che il soffrire costituisce un enigma imperscrutabile alla ragione. Ecco qua, quanto sono attuali queste parole pronunciate da Papa Benedetto? Ricordiamo la sua visita fu il 21 giugno del 2009, però io riascoltando queste parole, lo chiedo anche a te Peppino, ho pensato tanto a quello che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in questo triste periodo. In questo momento particolare, intanto guardare quelle immagini con tutta la folla, con tutta la gente, ci sembra di vivere un sogno. Cosa che in questo momento abbiamo ancora tanta ansia e tanta paura, perché ecco, la malattia che improvvisamente fa scoprire tutta la nostra fragilità. Molte volte anche noi medici abbiamo l'impressione di avere tutto sotto controllo, tutto diciamo da poter curare, da poter... E poi è bastato, ecco, adesso per esempio un virus invisibile a crearci lo scompiglio totale in tutto il mondo. Ed ecco perché accanto al lavoro grande, all'impegno professionale, è fondamentale quella grande umiltà che ci deve mettere veramente nella condizione di poter poi accompagnare, per poter poi risolvere eventualmente i grandi problemi. Papa Benedetto diceva che dalla fragilità, dai momenti di fragilità e dalla malattia possiamo trarre poi degli insegnamenti più grandi. Ecco, questo è veramente importante, soprattutto in questo momento particolare. Chiedo anche a te, Peppino, quante volte ti è capitato, anche nel tuo lavoro ovviamente, nei tanti anni di servizio, sentire anche persone che... perché mi ha colpito proprio molto il passaggio in cui il Papa dice giustamente ci rendiamo conto di quanto è importante la salute solo quando poi la perdiamo. Sì, e io ricordo che nello studio dove lavoravo avevo il discorso di Padre Pio e praticamente quotidianamente lo vedevo, lo osservavo, e anche il Papa fa riferimento nel suo discorso sul prona di Casa Sollievo alle parole di Padre Pio, alla sofferenza. E come ogni volta che si entra in un luogo. E come bisogna, ecco, confrontarsi con la sofferenza. E questo, io, quando, ecco, con questa sofferenza con cui mi confrontavo spesso, anzi quotidianamente, ripensavo a queste parole, a vedere nel fratello, a vedere Gesù. E questo mi dava la forza per andare avanti, perché altrimenti non sapevo che cosa avrei potuto fare di più, ma in quella persona, in quella vedevo Gesù, e quindi è come se tutta la giornata si trasformasse in una preghiera di accoglienza, e in una preghiera di supporto, in una preghiera di gratitudine per quello che si stava vivendo. Hai un ricordo preciso di quella visita di Papa Benedetto in Casa Sollievo? Cioè, io ricordo marginalmente, perché noi non si poteva avvicinare, soprattutto durante, ecco, non è stato come la visita quando è venuto Papa Francesco, che aveva sconvolto un pochino anche il servizio d'ordine. Con Papa Benedetto ci stavano le guardie svizzere che non ti facevano passare. Io ricordo che misi il camice, però arrivato ad un certo punto mi fermarono e non mi fecero neanche andare. Rimasi nelle prossimità del pronao ad ascoltare Papa Francesco, e soprattutto, ecco, l'altro che non è durante la messa e dopo la messa, quel temporale che ci fu, che fu un vero e proprio nubifragio. Quello lo ricordiamo tutti, è sì. Vero. Ci fracichiamo anche perché proprio. Fu proprio prima, se i miei ricordi non vacillano, io stavo andando proprio all'incontro dei giovani, perché sì, ero giovane, quindi mi sentivo di poter partecipare all'incontro con i giovani, e davvero ricordo questa pioggia pazzesca. Allora, grazie a Lucia e a Peppino per essere stati con noi anche questo venerdì, ovviamente
ovviamente l'appuntamento è con venerdì prossimo. Senz'altro, grazie a voi e arrivederci a presto. E noi ci fermiamo ancora qualche minuto per poi la parte conclusiva del nostro Vite in Corsia dedicato alla salute. Restate con noi, torniamo fra pochissimo. Il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmunitaria ad andamento cronico che già dalla sua definizione implica un impegno sistemico di più organi ed apparati. Oltre all'S esistono altre tre varianti di lupus eritematoso: quello cutaneo, in cui abbiamo soltanto l'impegno della cute e soltanto raramente vi può essere un impegno sistemico. Nel cutaneo a sua volta distinguiamo, in base alla entità dell'impegno cutaneo, una forma acuta, una forma subacuta e il lupus cutaneo cronico o discoide. Poi abbiamo il lupus indotto da farmaci. Ci sono alcuni farmaci, ad esempio l'isoniazide, che è un antitubercolare, che può indurre la comparsa di manifestazioni lupus-like, soprattutto cutanee, ma che tendono a regredire dopo la sospensione del trattamento. Infine abbiamo il lupus neonatale. Si tratta di una rara complicanza che colpisce i neonati di donne con patologie autoimmuni per il passaggio transplacentare di anticorpi tipo l'anti-Ro o l'anti-La, che determinano nel nascituro un eritema diffuso alla nascita e una complicanza ancora più grave è un blocco atrioventricolare cardiaco. Sistemico implica appunto l'impegno di più organi o apparati. Infatti il lupus può colpire dal cervello alla cute, al sistema articolare, al sistema ematopoietico. Ecco perché si definisce sistemico. La prevalenza del lupus dipende dalle varie etnie. Nella popolazione caucasica abbiamo una prevalenza di 40-60 casi ogni 100.000 abitanti, che raggiunge i 200-400 casi nella popolazione afro-caraibica. Si stima che in Italia ne soffrino 50-60.000 persone. Esiste una familiarità, si è visto che pazienti consanguinei di pazienti con lupus hanno un rischio 20-30 volte maggiore di contrarre il lupus. Per quanto riguarda la popolazione più esposta al lupus, sono sicuramente le giovani donne in età fertile, fra i 15 e i 40 anni, e in questa fascia di età il rapporto femmine-maschio è di circa 9-10 a 1. Il lupus può anche colpire fasce più avanzate d'età, e in questi casi il rapporto maschio-femmine quasi si neutralizza. I sintomi con cui si presenta il lupus sono molteplici. Abbiamo sintomi sistemici che spesso si presentano all'esordio e sono presenti nel 70-80% dei pazienti con lupus, quali astenia, affaticabilità, dimagrimento e febbre. Accanto a questi abbiamo un impegno molto spesso osteoarticolare, presente in una percentuale fra il 40 e il 60% in relazione alle casistiche, che vanno dalle artralgie fino a vere proprie artriti, di solito simmetriche, che possono mimare un'artrite reumatoide. A differenza di quest'ultima, però, l'artrite nel lupus non causa erosioni articolari. Abbiamo un impegno dei muscoli con mialgie o anche un'infiammazione con una necrosi dei muscoli come vere e proprie miositi. L'impegno ematopoietico è caratterizzato da un'anemia che può essere emolitica e non, da una piastrinopenia e da una leucopenia, quindi riduzione sia dei neutrofili che dei linfociti. Spesso abbiamo un impegno renale, secondo le casistiche può raggiungere anche il 70%. L'impegno renale si caratterizza per una infiammazione dei glomerulonefrite, quindi, che può esitare in semplici alterazioni del sedimento, come la presenza quindi di emazie o di cilindri nel semplice esame delle urine, fino a veri quadri di proteinuria che possono raggiungere anche il range nefrosico, quindi dare una sindrome nefrosica con edemi declivi, ipertensione
ipertensione, insufficienza renale, e in questi pazienti diventa fondamentale l'esecuzione di una biopsia renale per stadiare la malattia. Il lupus inoltre si può manifestare anche con sintomi neurologici, può dare cefalea cronica o veri e propri quadri di sindromi epilettiche. Abbiamo pazienti con lupus che possono sviluppare psicosi e anche favorire il rischio di ictus ischemici cerebrali. Inoltre il lupus può manifestarsi naturalmente con l'impegno cutaneo di cui già abbiamo citato, classico eritema a farfalla al volto della forma acuta, oppure l'esposizione nelle aree fotoesposte possono comparire lesioni eritematopapulari o il classico lupus discoide, quindi quelle cicatrici da cui anche deriva il nome lupus, che può colpire il volto e il cuoio capelluto. La diagnosi di lupus è una diagnosi complessa. Abbiamo appunto elencato alcuni dei sintomi del lupus. A fianco ai criteri quindi clinici c'è necessità di criteri ematochimici. Infatti nell'ultima classificazione del 2019 dell'EULAR, cioè della Società Europea di Reumatologia, un criterio mandatorio per la diagnosi di lupus è la ANA positività, cioè la positività degli anticorpi antinucleo. Se vi sono questi autoanticorpi positivi, si vanno a valutare i vari domini, i domini clinici che abbiamo visto, a cui vengono dati un punteggio. Accanto ai domini clinici abbiamo anche dei domini laboratoristici, abbiamo cioè la positività di altri autoanticorpi, ad esempio l'anti-dsDNA o DNA a doppia elica o DNA nativo è l'anticorpo più specifico del lupus. Oltre a questo abbiamo un altro anticorpo che si chiama anti-SM o anticorpo anti-Smith, anche questo molto specifico del lupus. Inoltre il lupus può associarsi a quella che si chiama sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. Infatti negli esami di screening del lupus vengono anche cercati gli anticorpi antifosfolipidi, il lupus anticoagulant, l'anticardiolipina e l'antibeta 2 glicoproteina 1, che predispongono, laddove fossero positivi, a un maggior rischio di trombosi, a quella che appunto si chiama sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. Inoltre, per valutare l'andamento del lupus, un altro esame che rientra anche nei criteri diagnostici è il dosaggio del C3 e il C4, che quindi frazione del complemento, che nei pazienti lupici risultano ridotti. Le terapie del lupus sono molteplici. Ancora oggi la pietra angolare del trattamento rimane la terapia cortisonica, naturalmente che andrà calata in relazione all'entità del quadro clinico. Oltre al cortisone abbiamo gli antimalarici di sintesi, che sono degli immunomodulatori, per poi passare a veri e propri immunosoppressori, il metotrexate, l'azatioprina, la ciclofosfamide, la ciclosporina A, il micofenolato. Sono tutti farmaci che agendo sul sistema immunitario vanno quindi a bloccare l'attività di malattia. Nel trattamento del lupus negli ultimi anni, 8 anni preciso, è uscito un nuovo farmaco, si chiama belimumab, è un anticorpo monoclonale diretto contro una proteina BLIS, che è un fattore di proliferazione dei linfociti B. Questo si può fare sia endovena che sottocute. Un altro farmaco biologico, anche se non indicato nel lupus ma soltanto per il trattamento off-label, è il rituximab, nelle forme un anti-CD20, e nuovi farmaci biologici sono in corso di sperimentazione, diretti sia contro cellule che contro citochine. Ultimamente stanno sperimentando anche nuove molecole, cosiddette small molecular, che non sono farmaci biologici ma vanno a bloccare alcune proteine, quali ad esempio inibitori della JAK chinasi, che forse nel 2022 entrerà nell'armamentario del trattamento del lupus. La multidisciplinarietà nel lupus è fondamentale. Abbiamo visto come i sintomi sono molteplici, colpiscono vari apparati, quindi è necessario un approccio a 360 gradi per il paziente con lupus. Noi come Casa Sollievo dal mese scorso abbiamo avviato una collaborazione con i colleghi nefrologi, un ambulatorio quindi multidisciplinare per seguire meglio i pazienti con lupus e nefropatia. Naturalmente questo vorrà essere soltanto il primo passo. L'idea è quella di sviluppare quella che si chiama una lupus clinic, in cui il paziente ha sia al centro il reumatologo che lo seguirà nel suo percorso, ma viene affiancato il reumatologo da figure multidisciplinari, dal nefrologo, dal neurologo, dal cardiologo, perché un paziente lupico è un paziente complesso che necessita quindi di questo approccio multidisciplinare.
L'alimentazione nel lupus ha essenzialmente un ruolo nella gestione delle complicanze della malattia stessa. Le complicanze possono essere rappresentate dall'ipertensione, dall'insufficienza renale, come abbiamo detto. Inoltre i pazienti lupici hanno un maggior rischio di sviluppare un'aterosclerosi, quindi una dieta bilanciata sulla dieta mediterranea rappresenta un capisaldo del trattamento. Alla stessa maniera una regolare attività fisica è fondamentale nella gestione e prevenzione di queste complicanze. Evitare l'esposizione ai raggi solari o comunque utilizzare dei filtri protettivi data la fotosensibilità dei pazienti lupici e soprattutto evitare di sottoporsi alle lampade abbronzanti. I falsi miti del lupus. Onestamente mi sento di consigliare ai pazienti di non prendere per oro colato quello che sta scritto su internet, ma di rivolgersi a uno specialista, a un reumatologo che li possa seguire e consigliare nel percorso della loro vita con il lupus.